Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Come state? Spero stiate tutti davvero bene o che almeno la possiate raccontare. Io ad oggi la posso raccontare. Mamma mia, che fatica questo periodo. È da una vita che non registro. È da una vita che non riesco a incastrare la registrazione dei video nelle mie giornate, nella mia quotidianità. Io invidio, ma proprio tanto, ma in senso buono, bonario, tutte le mie colleghe che riescono a registrare come se non ci fosse un domani. Ma beate loro che riescono ad incastrarsi. Ad incastrare le registrazioni nei loro video e nei loro video, se va bene, nelle loro giornate. Adesso comincerò a sproloquiare come al solito. Ragazzi, come state? Come state? È passato davvero tantissimo tempo dall'ultima volta, appunto, che ho registrato. Qui ci sono state ci sono un sacco, c'è un sacco di carne al fuoco in casa Colors. Ci sono tante cose a livello burocratico che vanno sistemate. Dopo insomma, la morte della mia mamma, e la burocrazia ci mangia in testa, tasse di successione. Ragazzi, non potete immaginare, o forse sì, chi sarà già passato per questo iter burocratico, che cosa significhi fare una successione di una persona che viene a mancare. Quindi, oltre al dolore che uno deve gestire, deve imparare a convivere con questo dolore, c'è pure tutta la parte rognosa della burocrazia e delle scartoffie da sistemare. È un mare, un oceano di rotture di marroni, si può dire, penso che si possa dire. E allora mi ritrovo molto spesso con le batterie, scusate, con le batterie scariche, batterie di cervello, non batterie del cellulare, e ragazzi, mi passa la voglia anche se il desiderio di girare è tantissimo, ma è talmente tanta la stanchezza. Che alla fine, poi lo sapete, io non ho una postazione fissa per girare, quindi mi devo mettere, devo sistemare la ring light, le solite cose che vi dico sempre. Comunque, oggi siamo qui e, da come avete letto dal titolo, ho una quantità abnorme di tutto, perché nel frattempo sono terminati tantissimi prodotti, sia per la cura della casa che del bucato. Ma ci sono anche tanti prodotti beauty, cura persona. Ragazzi, questa è una busta pazzesca e ho dovuto dare la precedenza a questa tipologia di video. Non che mi dispiaccia girarla, ma so che amate moltissimo i finiti per la cura appunto della casa e del bucato. Ma c'è anche tanto da scoprire in questa tipologia di video. Come sempre avrei 7 miliardi di cose da dire, ragazzi, mi riprometto di fare dirette, mi riprometto di fare tutto. Mi sono lavata i denti con un dentifricio che mi fa quella sensazione di appiccicamento di gengive ai denti, che è una cosa che io aborro, che io odio. E quindi mi vedrete spesso fare così questi gesti molto delicati perché mi sento proprio la salivazione azzerata. Nonostante io abbia appena lavato i denti, che dirvi? Che dirvi? La vita sta procedendo, sta andando avanti e ci sarebbero una marea di cose che mi piacerebbe raccontarvi: sensazioni, emozioni, stati d'animo. Non riesco come sempre a ritagliarmi uno spazio sia a livello temporale che proprio a livello di privacy. Ci sono delle cose mie personali. Che non è che non voglia condividere in famiglia, ma mi imbarazza un po'. Ecco, voi direte: ma come? E cioè, dirle a degli estranei ti fa meno effetto? Mi aiuta sapere che sì, ci sono persone dall'altra parte, ma sono sola. Quindi, per me, lo sapete, girare video è una sorta di diario personale, una sorta di valvola di sfogo. E quindi, raga, mi risulta più facile mettermi qui e parlare. E parlare piuttosto che condividere alcuni stati d'animo in famiglia. Ecco, va bene. Detto questo, 4 minuti ho fatto
segno delle corna, volevo fare quattro. No, oggi sono tutta in pandan con le mie unghiette nuove, molto basic, molto semplici, molto carine, molto wow, pace, la calma, la serenità che in questo periodo non esiste per 500 miliardi di motivi, ma noi andiamo avanti con il sorriso, con ottimismo e sempre con forza Robby, che solo la morte c'è rimedio. Basta, partiamo. Io andrò random come sempre. Allora, assorbenti, partiamo subito con una cosa molto 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 femminile. Assorbenti di Nuvenia. Ragazzi, Natural Care, 7 notti con ali, no, i prodotti sono tanti, cercherò di andare abbastanza veloce, non mi dilungherò su prodotti che non meritano di essere spiegati al 100%. Non avevo mai acquistato i Nuvenia per la Vivianozza. C'era una super offerta, mi sembra, da acqua e sapone o risparmio cosa, mi sembra acqua e sapone, potrebbe essere acqua e sapone. Li ho voluti provare, questi sono 7 notte con ali, flusso molto abbondante. Io a lei prendo sempre questi perché almeno sto tranquilla che non si sporca e vanno bene sia di giorno che di notte. E lei si trova benissimo e lei mi ha detto: mamma, sono buoni, mi sono trovata bene. Quindi diciamo che sono promossi. Io prediligo gli Ines da sempre, ma anche questi sono promossi. Dischetti struccanti dei Makeup Cotton Chance. Qui dice nuovo cotone non sbiancato, eccoli qua. Questi li ho proprio terminati ieri. Allora, sono dei dischetti molto 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 spessi, vedete lo spessore? Ma molto molto morbidi. Assorbono la giusta quantità di prodotto pur essendo molto alti e puliscono il viso da Dio. Se avete problemi di pelle molto sensibile allo sfregamento, secondo me questi dischetti qui potrebbero fare al caso vostro. Questi li avevo trovati in offerta da Acqua e Sapone, non hanno la parte zigrinata, le parti sono identiche, ecco qui. Sono molto spessi, ma sono morbidissimi. Straconsigliati, veramente, vi ripeto, se avete la pelle molto delicata, secondo me per chi ha pelle molto delicata sono veramente validissimi. Questo lo andrò ovviamente poi a riciclare. Terminato il Lactacid detergente intimo per pelli normali. Questo è quello rinfrescante, protezione extra fresh. Devo dire un buon detergente intimo, sono 200 ml di prodotto, non mi sono portata gli occhiali molto bene perché, ma perché organizzarsi, no? Per girare un video, perché mai, perché mai? E quindi vabbè, farò un po' la scecatona, leggerò fino a dove posso arrivare a leggere. Ragazzi, i Lactacid sono buoni, mi piacciono, non creano irritazioni, prurito e tutto quel che e tutto l'ambaradan, diciamo, e buoni, buoni, buoni. Quando mi capita di prenderli, di trovarli in offerta, li prendo sempre. Io acquisto credo il 99% dei prodotti che mi vedete presentare nei video sempre in offerta, tranne qualcosa che proprio mi serve al volo e quindi no, ma io vado per offerte speciali, come credo la maggior parte di voi, di noi, insomma, ormai. Intesa Purom, eccolo qui, questo è un flacone da 500 ml, bagno doccia shampoo rivitalizzante, idratazione quotidiana, questo è quello al ginseng. Questo lo sapete per chi non mi segue e per tutti i nuovi iscritti ai quali do un caloroso benvenuto in questo sgangherato canale. Un super bacio tutto per voi. Questo è il bagno schiuma del Maritozzo. Intesa Purom è il bagno schiuma proprio diciamo preferito dal Maritozzo. Sono buoni tutti l'un per l'altro e a questo giro c'erano delle offerte speciali, gliel'ho preso, come sempre lui lo utilizza con estremo piacere. Terminato un profumo, questo l'ho proprio centellinato, lo stradoro e non è detto che non lo vada a riacquistare, il Vanilla Blossom di Monotem Eau de Toilette. Sì, Eau de Toilette, eccolo qui. Dovrebbero essere, credo, 50, 100, non me lo ricordo ragazzi, quanti ml sono, abbiate pazienza ma non lo vedrò mai, o forse sì, qui lo dice, no. I profumi della Monotem sono fantasmagorici, sono
buonissimi. Questo l'ho adorato alla follia. È una cosa che mi dà veramente il profumo. Questa tipologia di profumo, questo profumo mi fa stare bene, mi dona benessere. Ecco, come dirvi, ce l'avevo da tantissimo tempo. Questo l'ho preso addirittura, credo, da Pan Panorama una vita fa, perché aveva questa tipologia di prodotti. Non saprei dirvi se ce l'abbia ancora, perché non vado più a fare la spesa da Panorama da tantissimo tempo. E fantastico, buonissimo. Ci sono altre varianti, io ho provato solo questa. Questo è un profumo che è proprio femmina, donna, sensuale, avvolgente, un caldo abbraccio di note vanigliate, vanigliate, ma quel vanigliato che sa di buono, è un profumo molto chic, molto sensuale. Se vi piacciono le note dolci, non potete non provarlo. Fantastico. La confezione è di vetro, devo stare attenta a non distruggere tutto. Terminata questa maschera per i capelli alla papaya della Bifas o Bifas, non so come si dica, maxi formato, una maschera appunto papaya e mango idratante, eccola qui, presa da Action o Action che dir si voglia. È molto buona la profumazione, veramente veramente buona. È un prodotto vegano, sono 300 ml di prodotto. Action o Action, io dirò Action, è una fonte inesauribile di meraviglie, sia per la cura del corpo che per la cura della persona, quindi capelli, corpo, creme. Ci sono dei prodotti, tra l'altro, che in Italia non si trovano, essendo una catena olandese. E molto 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 validi ad un prezzo veramente basso. Questa credo che sia costata poco più di 1 euro, e sì, non arrivava a 2 euro. Anche questa trovata in offerta, e mi sento, mamma mia, mi si appiccica tutto qua. Ha un PAO a 12 mesi e boh, qui dice che la fanno in Spagna. E non riesco a leggere di più. Barcellona, Barcellona. Vabbè, comunque buona. La Vivianozza si è trovata benissimo. Aveva un potere districante non male, insomma, buono. E mi ha detto: mamma, era molto profumata, mi lasciava i capelli profumati. E queste maschere le utilizza per la maggior parte lei, perché io, avendo i capelli corti, che sono diventati lunghi, ragazzi, ce la farò. E ce la farò prima o poi ad andare a tagliare i capelli. Spero di riuscire al più presto possibile, ma con questa storia che devo portare qua suona, ma in realtà non c'è praticamente più nulla. Io finisco i discorsi, spezzo a metà. Va bene, ci fate caso, ce la farò. Prima o poi ce la farò ad andare a tagliarsi i capelli, anche perché comincia a fare caldo, quindi sudo, sudo ma godo. No, io sudo senza godere. Una cippa lippa. Molto bene. Luxury bagno schiuma mandorla e karité avvolgente Intense Scent, 750 ml di questo prodotto. Questo è il penultimo, o forse no, ce ne sono anche altri qua. Comunque mi è rimasto tra le scorte solamente uno, perché li presi praticamente di tutte le varianti. Questi bagno schiuma che hanno bagno doccia, quel che sia, insomma, che hanno dei profumi stratosferici. Anche questo, ragazzi, che ve lo dica, fa buonissimo. In questa variante mandorla e karité, vi faccio vedere anche questo. No, questo è uno shampoo, non c'entra niente. Vabbè, uscirà fuori prima o poi, credo. E ragazzi, sono buoni. Spesso si trovano a 99 centesimi in offerta da Risparmio Casa. Io li reperisco lì, ma non fanno per me. Ci deve essere una componente all'interno di questi bagnoschiuma, di tutti, perché li ho provati tutti e tutti mi hanno fatto lo stesso effetto. E appunto ci deve essere una componente, un ingrediente all'interno di questi bagnoschiuma che fa cazzotti con la mia pelle. Mi seccano tantissimo la pelle e, ragazzi, mi provocano un prurito allucinante, roba da grattarsi a sangue. Mai successo. Io, è vero che da dopo la radioterapia, la mia pelle si è molto sensibilizzata, quindi forse sarà anche per quello, non lo so, però utilizzo anche altri bagnoschiuma e questa problematica ad oggi me l'hanno data solamente questi. Mi dispiace perché le profumazioni sono molto valide e li sto utilizzando, li ho proprio tolti dalla doccia.
e li sto utilizzando per, come refill, per, come sapone mani. E credetemi se vi dico che anche come sapone mani mi danno fastidio, mi danno proprio queste, mi seccano le mani e mi fanno prudere la pelle delle mani. È un macello, ragazzi, che vi devo dire? La mia dolce Maela si trova benissimo, per esempio, li pubblicizza tantissimo nei suoi video positivamente e ragazzi, per me non è così. Ovviamente provateli perché quello che va bene, che non va bene. Ah, scusatemi, non sono più abituata a portare i rossetti. Quello che non va bene per me potrebbe andare bene per voi e viceversa, ok? Quando diciamo le cose noi YouTubers, non prendetele per oro colato, ovviamente. Provate, io vi posso dire la mia per la mia esperienza. Terminata questa crema corpo arancio ed avocado della Nivea, siero, Madonna, i pruriti, siero idratazione intensa, olio di avocado naturale e profumo d'arancio, pelle normale o secca, 500 ml di prodotto. Questa era della mia mamma, questa crema corpo, lei adorava, adorava le creme corpo di Nivea. Ora ne sto utilizzando un'altra, mi sembra l'aloe vera, che è l'ultima delle sue creme corpo che io ho portato via da casa dei miei genitori, perché mio papà, come vi dissi già in passato, mi ha fatto pulire tutto ciò che era di mamma, mi ha fatto togliere dalla casa tutto ciò che era di mamma perché non ce la faceva vedere le sue cose. E mi sono portata tutto a casa. Non è che farò un reliquiario delle cose di mamma, no, preferisco godermele piuttosto che tenerle da parte e vederle lì inutilizzate e andare a male. So che lei sarebbe stata contenta così. Ragazzi, questa è davvero buona. Ora cominceremo col naso perché non c'ho, ah, i fazzoletti ce li ho, vabbè. È molto buona, molto 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 buona. Questa non si sviderà, ah no, si svita, eccola, come sempre. Molto buona, ha questa nota fresca dell'arancio. L'avocado si sente poco. Io non amo molto la profumazione, diciamo, di avocado o di aloe, anche non le amo particolarmente. Si sente molto l'arancio, ma non è una profumazione invadente. Ottima crema, ottima, ottima crema. Qui dice che dà un'idratazione energizzante. Arricchita con Nivea siero idratazione intensa e olio di avocado di origine naturale, lascia sulla pelle una piacevole ed energizzante, un piacevole ed energizzante profumo d'arancio. Si assorbe subito e sei pronto per vestirti. Questo è vero, non bisogna assolutamente eccedere nella quantità perché è molto corposa, quindi ne basta veramente poca. Mi è durata tantissimo, l'ho veramente amata. Ora, andando incontro alla stagione calda, sarebbe veramente tanto troppo corposa, ma non è detto che io non la possa riacquistare. Il prodotto per me è promosso. Ho terminato, sempre di Luxury, questo maxi formato da 700 ml di shampoo 2 in 1, azione nutriente e districante con estratti naturali ed estratti di olio d'argan. Allora, che dire di questo shampoo? Ho visto appunto che è uscita anche la linea, questa linea di shampoo. Sono stata molto titubante se prenderla o meno, proprio per il fatto che con il bagnoschiuma non mi ero trovata, non mi sono trovata molto bene con il bagnoschiuma di questo brand. Però era talmente tanta la voglia di provarli e poi erano in offerta, mi sembra, a 99 centesimi. Non so se era un'offerta lancio, credo qualcosa del genere, da risparmio casa, cosa, e ho voluto provarlo. Allora, la profumazione, come per il bagnoschiuma, è favolosa, favolosa. Come shampoo, è stato uno shampoo che ha fatto il suo lavoro onesto lo ha fatto, non è uno shampoo per il quale mi sono strappata i capelli. Wow, aiuto, senza questo non posso vivere. Ci sono diverse versioni degli shampoo. Io credo, se non erro, al momento di aver provato solo questa versione, potrei dire una cavolata. Mi sembra di ricordare solo questa, tanto se ci sono verrà fuori. Mi è piaciuto, buono, buono. Ne ho provati di migliori, ma anche di peggiori. Quindi è un prodotto che, trovandolo in offerta, non avendo una particolare ispirazione per prendere qualcos'altro, lo potrei tranquillamente riacquistare.
Vedo al volo due dentifrici, ce li leviamo di mezzo, poi sicuramente ci saranno anche gli altri. Allora, abbiamo terminato questo Mister Dent microgranuli, pulizia profonda antiplacca con fluoro. Ragazzi, questi dentifrici della Mister Dent sono quelli a marchio, diciamo, risparmio casa. È un formato da 75 ml, è concentrato, ma è un formato da 75 ml. Il colore è un colore azzurro, eccolo qui. Questi microgranuli, è una pasta, non è un gel. Questi microgranuli in realtà non è che si sentissero tantissimo, però ragazzi mi è piaciuto tantissimo. Mi dava una sensazione di bocca fresca, ben pulita e lo potrei tranquillamente tornare a riacquistare una volta che lo dovessi trovare in offerta. Ottima scoperta, pagato una cavolata. Risparmio casa, come vi dicevo. Terminato questo Colgate Fresh Gel Strong Teeth Fresh Breath. Alito fresco, dovrebbe essere denti forti. È un prodotto vegano, se non sbaglio. Sì, caspita, è un prodotto vegano, vedi? Save water, bla 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 bla. Ragazzi, i Colgate, ci faccio pure vedere, eccolo, i Colgate a me piacciono tantissimo, tantissimo. Mi piace anche come la sensazione che mi lasciano poi di fresco, di bocca pulita, di bocca detersa pulita, profumata, igienizzata, non lo so. Questo fantastico sa di bubblegum, buonissimo, e cioè è questo gel di questo azzurro intenso, e ottimo, ottimo dentifricio, piaciuto tantissimo, ve lo dico la veneta, ciò, piaciuto tantissimo, 100 ml di prodotto, anche questo trovato in offerta da Credo Risparmio Casa. La Vivianozza ha terminato questa maschera viso presa da Action Pink Powder to Clay Dye Formula Purifying Formula Rose Flower Extract con estratti di rosa. Allora, questo aiuta a rimuovere lo sporco e l'olio, diciamo la parte oleosa, dalle pelli grasse. È in questo bicchierino molto carino e Viviana si è trovata benissimo. Puzzare puzza, ragazzi, ve lo dico, puzza tanto. Ha la spatolina al suo interno e mi sembra di ricordare che praticamente c'è il bicchierino, la spatolina ed una bustina con la polvere dentro. Questa polvere credo sia con l'argilla. All'estratto di fiori di rosa, ma credo ci fosse anche dell'argilla, se non erro, e praticamente c'è una tacca, è evidenziato, diciamo, non so se riuscite a vederlo, all'interno, la vedete quella righina? Sì, la dovreste vedere, quella righina scura sulla base, sul fondo. Bisogna riempire di acqua fino alla righina il bicchiere, metterci dentro la polverina e con la spatolina girare ben, diciamo, energicamente, fino a che si forma questa pasta abbastanza densa che viene poi spiaccicata sulla faccia e si lascia agire, mi sembra, dai 10 ai 15 minuti, se non erro. E allora la Vivianozza si è trovata benissimo, ha detto: mamma, una maschera veramente buona, mi sono sentita la pelle proprio liscia, pulita, purificata, però mi ha detto la quantità era tanta. Lei l'ha utilizzata per una volta sola, però mi ha detto: mamma, se la dovessi riprendere, credo di poterci fare 2 volte, quindi anziché versare tutta la polverina, ne verserò metà solamente, per cui ci si possono fare anche 2 applicazioni, anche se qui dice 1 per 25 grammi. E che dire, ragazzi, è una maschera vegana, i prodotti che si trovano da Action sono quasi tutti vegani, pagata sotto l'euro in offerta, sempre quando ci sono le offerte a giro. Questo Action è veramente una fonte inesauribile di prodotti gagliardi. Terminato uno shampoo che alla Vivianozza è piaciuto tantissimo, il Pantene Pro V Micellare Purifica e Nutre 0% siliconi, oli minerali e coloranti, eccolo qui, 225 più 25 ml, quindi 250 ml di shampoo, si è trovata benissimo. Mi ha detto: mamma, il profumo è anche molto gradevole. Mi ha detto: mamma, ha lavato molto bene i capelli. Tenete presente che lei lava i capelli li lava oggi,
si fa tutto oggi, tutto domani, dopo domani sera li rilava, quindi diciamo che 2 giorni e mezzo più o meno si fa sì con i capelli lavati e ottimo, ottimo, ottimo shampoo. Le è piaciuto anche qui quando li trovo in offerta perché i Pantene si fanno pagare. Terminato questo shampoo secco, questa è stata una novità fantasmagorica, sempre reperito da Action. Siccome la Vivianozza lavava i capelli un giorno sì e un giorno no, le ho detto: amore, stai perdendo tanti capelli tra le piastre e quant'altro. Ho detto: devi cominciare a rallentare un po'. Ma lei non si sa sentire la testa sporca, ha i capelli molto grassi. E allora ho detto: senti, io provo a prendere uno shampoo secco. Ci eravamo trovati malissimo con uno shampoo secco preso da Primark e mi aveva detto: mamma, croce, non ne voglio sapere più. E le ho detto: senti, erano in offerta nel reparto delle offerte da Action. Ho detto: proviamolo, vediamo come ti trovi. Ragazzi, questo shampoo secco è stato la svolta. Poco più di 1 euro, se non erro, ha un profumo stratosferico. Mamma mia, quanto è buono! Sapete quelle lacche per capelli? Ma quelle buone che sanno proprio di pulito, di prodotti proprio buoni, no? E questo ha questa profumazione. L'ho utilizzato anche per me, l'ho voluto testare anche per me. Sapete che io non ho i capelli grassi, però mi è servito una volta, qualche settimana fa, in cui non sono riuscita a lavare i capelli perché ero arrivata a sera distrutta dalla stanchezza e io la mattina non faccio mai shampoo e doccia perché mi dovrei alzare troppo presto, già mi alzo alle 6 e ho detto: vabbè, domani lo provo anche sui miei capelli. Ragazzi, fantastico, fantastico! A parte il profumo spaziale che vi rimane per parecchie ore sui capelli una volta che lo applicate, che lo spruzzate, ma poi assorbe il sebo che è una bellezza. 200 ml di prodotto Clean Fresh Volume. È vero, vi dona volume, ve li fa sentire puliti e rinfrescati. Se vi capita di avere un Action, di andare da Action, ragazzi, date una chance. Non crea forfor, non dà prurito. Certo, se lo utilizzate tutti i santi giorni non va bene, è comunque un prodotto che va a seccare un pochino la cute, ma utilizzato ogni tanto, proprio in caso di estrema necessità, ragazzi, è un prodotto che sicuramente tornerò ad acquistare, anzi l'ho già acquistato, credo 2 o 3 volte. Non so se ne troveremo un'altra confezione qui dentro, ma fantastico. Andiamo avanti. Altro prodotto di Action, altro prodotto, qui c'è pure l'acqua, se questo mese apre famo il botto. Cloud Foam, Coconut Water Foam Cleanser, Clean Beauty by Alvira. Alvira è un brand che si trova appunto, che io reperisco da Action. Ci sono anche i dischetti di cotone struccanti che sono eccezionali di questo brand. Allora, non ci sono microplastiche, qua sento l'acqua che cade, è una formula vegana, 96% di ingredienti naturali, ma mo perché sta uscendo l'acqua da qua? Ragazzi, è semplicemente una spuma, una schiuma che de per deteggere il viso, quindi un detergente viso in schiuma. Ma quanto può essere buono! La schiuma è una schiuma bella compatta che non si dissolve immediatamente quando andate poi a passarla sul viso. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto è stato l'erogatore che tende ad incastrarsi e quindi qua sta uscendo tutta l'acqua. Cioè, sto coso è stato fino adesso, guardate, mi sto insozzando tutte le mani, insozzando è acqua. Cioè, nella busta non ha tirato fuori un goccio d'acqua, adesso che l'ho preso in mano esce l'acqua, non ho parole, va bene. E vi dicevo, guardate, lo metto giù perché mi sta facendo distruggere le mani. Mi ha fatto un pochino arrabbiare il pushino, perché fino a un certo punto è andato bene. Poi ha cominciato, scusate, poi ha cominciato da metà circa flacone in poi quando lo si schiacciava a non ritornare su e quindi dovevo schiacciare con la bocca, tirare su, rischiacciare perché altrimenti non riuscivo a tenermi la schiuma sulla mano. Quindi, diciamo, per questa motivazione è stato un pochino scomodo da utilizzare, però il prodotto in sé è veramente, veramente buono. Spero, ecco la polvere, che sia stata la mia confezione fallata. Tra l'altro, ragazzi, un prodotto che non ho più ritrovato.
a saperlo, l'ho preso in offerta a 99 centesimi, ma a prezzo pieno viene poco più di un euro. Se avessi solo immaginato che non l'avrebbero più riassortito, perché purtroppo da Action succede così: ci sono dei prodotti che magari per un po' non vengono riassortiti e poi dopo ritornano, come riappaiono come per magia. Se solo l'avessi saputo, ne avrei fatto una grande scorta perché è un prodotto validissimo. Andiamo avanti. Terminate queste strisce depilatorie viso della linea Quovis o Quovis, che dir si voglia, come dico sempre, sono quelle che si trovano da INS. Non sono le migliori, diciamo, tra tutte quelle che ho provato. Sapete che le mie preferite sono quelle della Fior di Magnolia al momento, però si possono utilizzare. Qui dice che sono con olio di argan bio e cera d'api, con vitamina E, burro di karité bio e olio di cocco. E all'interno ci sono anche quattro salviette post depilazione all'aloe e fragranza alle bacche di acai. O açaí, come si dice? Acai, açaí. Vabbè, quelle lì, perché c'è la sedia sotto la C, quindi presumo si dica açaí, credo, non vorrei dire una cavolata. E strisce depilatorie per le baffe. Terminato questo colluttorio che mi è piaciuto moltissimo, però tendeva, come un po' tutti i colluttori, a bruciarmi un pochino le mucose, ma non tanto quanto gli altri. Gengimed della linea Mister Dent, quindi sempre la linea rivenduta da Risparmio Casa, vedete che c'è anche il logo di Risparmio Casa. Questo è il colluttorio Whitening, aiuta a mantenere il bianco naturale dei denti contro l'alitosi e contro i disturbi gengivali con ossigeno attivo. Mezzo litro di prodotto, quindi 500 ml di prodotto, ragazzi, mi è piaciuto, ci è piaciuto. Devo dire che sa un pochino di dentista, sono sincera, però il prodotto è stato valido, non mi ha proprio disintegrato le mucose. Ce n'è stato un altro sempre di questa linea che mi è piaciuto di più, credo che sia quello Sensitive, che dovrei ritrovare qui. Terminata, ve la devo descrivere, non credo proprio, una l'ennesima confezione di acqua distillata alle rose di questo tonico rinfrescante di Roberts, che è un mio must have per la vita. Non prendo più altri tonici per il viso, anche la Vivianozza ha iniziato ad utilizzarlo, è un ottimo prodotto, è il prodotto che utilizzava la mia nonna, la mia mamma, lo continuo ad utilizzare io. Sa di famiglia, sa di cuore, sa di calore. Raga, il mio tonico per la vita. Terminato uno scrub viso esfoliante con scorza d'arancio e granuli di pomice, con estratti di fiore di ciliegio giapponese e foglie di papaya della linea Fior di Magnolia di Eurospin, quindi rivenuto da Eurospin, 150 ml di prodotto. Questo scrub viso io lo tengo ormai fisso in doccia, me lo faccio una volta a settimana, lo fa anche la Vivianozza. E ragazzi, per le nostre esigenze, per la mia e per le mie esigenze, ma anche per quelle della Vivianozza, nonostante lei abbia una pelle acneica, è un prodotto che fa il suo, promosso, e lo continuo a comprare e ricomprare. Come si dice, poca spesa, tanta resa. Ottimo prodotto e molto delicata la profumazione e molto 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 gradevole. Null'altro da aggiungere. Un altro Lactacid che ci rinfresca, questo è sempre quello, protezione extra fresh, perché qua noi la Sbaragnaus e lo Squaragnaus li vogliamo tenere freschi, a maggior ragione che adesso tutto l'impalcatura, a maggior ragione che adesso sta per arrivare il caldo. In realtà, insomma, stanno già iniziando le giornate, quelle di caldo un po'. Oddio, ragazzi, non so come farò, dove scapperò quest'estate. E quindi, buono, eccolo qui. Un altro detergente intimo, questo è stato una piacevolissima novità, sempre della Luxury. Dermo equilibrato lenitivo, qui dice sollievo, con acqua di timo, delicatezza e sensibilità, pH 5, 250 ml. Ragazzi, buono, devo dire che ci è piaciuto questo detergente intimo, credo che abbia tutto quello che deve avere. Sì, qui non parla acqua di timo, sì, non parla di parabeni, non parabeni, quindi ok. Ragazzi, buono, buono.
Anche la profumazione è molto delicata, come ripeto sempre ogni volta che annoio, vi annoio, per me buono significa ovviamente che non dà prurito, non dà irritazioni, non dà bruciori, non secca la pelle, non fa desquamare la pelle, quindi è un prodotto promosso in casa Colors. Terminato la Vivianozza, terminato questo bagno schiuma schifoso. Ragazzi, io non avevo la doccia prima, ma quanto si zozzano i prodotti all'interno della doccia, che schifo! Quando nell'altra casa avevo la vasca da bagno con la mia famosa famigerata tendina, e io avevo avevo una ciotolina nella quale mettevo una cassettina, insomma, nella quale mettevo tutti i bagno schiuma di shampoo, e ovviamente l'acqua non andava sopra e rimanevano belli puliti. Ragazzi, in doccia le cose diventano uno schifio. Comunque, il prodotto è un prodotto super promosso, sapone del Mugello extra puro bagno schiuma Marsiglia. Questo lo prendo esclusivamente per la Vivianozza e si trova benissimo. Ora ne ha già un altro in doccia e 500 ml lo prendo da acqua e sapone, mi sembra a 2,50 euro, quindi anche un prezzo più che onesto, più che onesto. Un altro shampoo secco, sempre quello di Action, ve l'avevo detto che ci siamo innamorate. No vabbè, no vabbè, no vabbè, no vabbè. Dovrebbero farci un profumo, secondo me. Terminato il Riccardozzo, ha terminato il Dove Men Care Sport. Vabbè, come dico sempre, quando mi vedete presentare questi Dove da uomo, sono per il Riccardozzo. A lui piacciono moltissimo. Quando ci sono le offerte sui Dove, li prendo sempre, sempre, sempre. Scusate se continuo a grattarmi, ma la polvere mi sta facendo prudere un pochino il naso, il periodo è già quello che è, insomma. Questi sono buoni l'un per l'altro, ci sono diverse varianti di questi Dove e sono una garanzia. Ora dovrebbero essere in offerta da Risparmio Casa ad 1,99, mi sembra addirittura da Mauris che stiano a 1,79 se non erro. E dice ora quando? Boh, oggi è sabato 18 maggio. Terminato un altro shampoo, ecco, vedete, non mi ricordavo e non mi ricordavo. Questo è quello è la versione per i capelli grassi, c'è pure questa versione. Estratti di tè verde, azione purificante e riequilibrante con estratti naturali. Sempre questo maxi formato da 700 ml. Questo l'ha utilizzato la Vivianozza, ammazza quanto puzza questo di erbacce. E le aveva detto, ma anche questo mi ha lavato i capelli. Lei, diciamo che difficilmente boccia prodotti, a meno che non facciano proprio schifo. Io non l'ho utilizzato, essendo destinato per i capelli grassi, mi fido di quello che mi ha detto lei. Mi ha detto, mamma, ha lavato. Non si è strappata i capelli, però mi ha detto, mamma, ha lavato. Terminato questo detergente delicato, pallino. Questo è quello con estratto biologico di tiglio, questo è un detergente per i bambini che io trovo da INS, quindi nel reparto bimbi, e che io utilizzo per detergere il viso da anni ormai, da tanto tempo. È un prodotto fantastico, deterge senza andare a distruggere la pelle del viso, molto delicato, e mi piace tantissimo, lo continuo ad acquistare e riacquistare. È un prodotto certificato AIAB, quindi è un prodotto assolutamente naturale, è un prodotto vegano e che è un prodotto che rispetta l'ambiente. Esatto, 96% di ingredienti di origine naturale, 98% di plastica riciclata in questo flacone e 12% di ingredienti biologici sul totale meno l'acqua. 300 ml di prodotto, fantastico, viene mi sembra poco più di 2 euro, ma dura anche tantissimo. Terminato questo contorno occhi della Garnier Skin Active alla vitamina C. 4% di niacinamide più caffeina più vitamina C più polvere di banana, contorno occhi spento e stanco. È una formula vegana, ok? Una formula vegana, sono i classici 15 ml di prodotto. Ragazzi, quanto mi è piaciuto questo contorno occhi! Mamma mia, quanto l'ho amato!
Non l'ho tagliata la confezione perché l'ho spremuta fino in fondo, la taglierò, stavo aspettando di fare il video, non è tantissimo che l'ho terminato, per tagliarla, perché se no vi faccio sempre queste confezioni smaciullate. Diciamo che cercherò di non smaciullare le confezioni e poi andrò. E la Roby è bugiarda, la. E la Roby è... Ragazzi, ma perché dico un sacco di fregnacce? Non vi fidate di quello che vi dico? No, mi dovete scusare. Allora, siccome l'avevo chiusa molto bene, no, questa l'ho aperta, questa l'ho aperta. Sto cercando di non farlo più anche per, avete visto, anche la crema corpo. Sto cercando di presentare prodotti un pochino più, meno smaciullati, ecco. E no, in questo caso l'avevo tagliata, quindi portate pazienza, ragazzi, ma dimentico le cose. Ottimo prodotto, mi è piaciuta tantissimo, super idratante e l'idratazione rimaneva veramente per molte ore, non mi dava la sensazione poi di avere la pelle asciutta, secca. Asciutta non intendo che vi lasciasse la pelle, che mi lasciasse la pelle unta, ma era ben nutrita. Ottimo, credo che sia addirittura la seconda confezione che acquisto di questo contorno occhi e mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Qui dice che è un'efficacia testata clinicamente per occhiaie, linee sottili e colorito spento. Ragazzi, io questo effetto di rinvigorimento si dice, non l'ho sentito, ma sentivo la pelle molto, molto, molto nutrita e questo è quello che mi interessa da un contorno occhi. Gli anni vanno avanti, le rughe arriveranno, l'occhio calerà. Da quando è venuta a mancare mia mamma, mi sono uscite anche, mi sono spuntate delle occhiaie non profondissime, ma ragazzi, non le ho mai avute, ce le ho e si va avanti. Cerchiamo di contenere i danni, ok? Che vedo qua? Ho terminato un altro prodotto di Action Fantastico. Sono alla No, terza confezione, quindi queste sono due terminate ed ho appena iniziato ieri sera la terza confezione di questo struccante bifasico della linea Deep Clean, Clean Beauty by Alvira. Ragazzi, questa Alvira a me sta piacendo tanto. Sì, amore, grazie, la scatoletta sta dove mettiamo l'acqua. Ok, grazie, amore. E, ragazzi, questa Alvira fa dei prodotti proprio interessanti. Questo è uno struccante bifasico. Mi sono avventurata, non vedo una cippa Lipe, no microplastica anche qui, dermatologicamente testato, formula vegana anche qui. Mi sono buttata, ne ho provato uno. Io ho la pelle molto delicata, soprattutto nella zona perioculare, però ho detto, ragà, proviamo, gli dischetti sono buoni e mi sono trovata bene con la schiuma per il viso, la mousse. Ragazzi, che prodotto! Allora, non ha nulla, e ripeto, nulla da invidiare a quelli della Garnier, quindi alle micellari, ai bifasici della Garnier che ho sempre utilizzato, a quello di Nivea. Ottimo prodotto, non mi crea pruriti, non mi fa seccare la pelle, non me la fa, non me la irrita. Ragazzi, mi piace tanto, strucca proprio bene e quindi queste due terminate, anche questo è un prezzo irrisorio e ho iniziato la terza confezione. Fino a che lo troverò, andrò avanti con questo perché costa veramente poco e i risultati sono eccellenti. E sempre di Alvira si parla, ecco qui i dischetti, come vi dicevo, quindi sempre un prodotto di Action, anche questo. Duo Organic Cotton Pads, 80 dischetti, scusate, ve li faccio vedere bene, eccoli qua. Ne ho trattenuto nella confezione 1, sono dei dischetti cuciti, bordati, eccoli qua, morbidissimi, non li tocco qui perché ho le mani sporche e lo voglio riciclare. Hanno una parte, vediamo se riusciamo, eccola, una parte zigrinata e una parte liscia. I ragazzi sono buoni, sono sottili, richiedono poco prodotto, struccano bene, non graffiano la pelle. Vi torno a ripetere che questa linea di Alvira promossa mi piace tantissimo.
Ho terminato la Vignanozza, anzi ha terminato, oserei dire finalmente, questo prodotto della Skin Action, gel detergente sfogliante antibrufoli per pelli grasse, restringe i pori, rimuove il sebo in eccesso. È qui che dice estratto di mirtillo, acido salicilico e zinco, 150 ml di questo prodotto, che è stato un prodotto very very aggressive. La Vivianozza aveva iniziato ad utilizzarlo quotidianamente e a un certo momento le ha irritato fortemente la pelle. E quindi le ho detto: amore, utilizzalo un paio di volte a settimana perché è veramente, veramente strong. Quindi fate molta attenzione anche se avete una pelle, diciamo, problematica, perché è veramente una bomba atomica questo prodotto. E non indicato per pelli, vedete, non indicata per pelli sensibili, non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale ad alcuni componenti. E che dice qua? Qui dice applicare quotidianamente sul viso bagnato, quindi la Vivianozza, ho letto qui, ho detto amore, utilizzalo tutti i giorni. No, per la sua pelle, ovviamente vi parlo della sua esperienza, 2 volte a settimana era più che sufficiente, quindi un ottimo prodotto, ma molto aggressivo, che al momento non mi sento di riacquistare. Valido, ma mi raccomando, utilizzatelo con attenzione. Andiamo avanti. Acqua micellare Omia, quindi terminata quest'acqua micellare di Omia con aloe vera del Salento, strucca e deterge, certificato ICEA, 0% alcol slash e PEG. Qui abbiamo, mi sembra, 400 ml. Sono sì, 400 ml di prodotto, ottima quest'acqua micellare. I prodotti di Omia sono dei prodotti buoni, a me piacciono tantissimo. Quando la trovo in offerta, e non ho altro, diciamo, da utilizzare, mi piace molto utilizzare quest'acqua micellare, è un prodotto strapromosso e buono. Non mi metto a dirvi chissà quante cose, nel senso che fa il suo lavoro, strucca benissimo, è molto delicata sulla pelle quest'acqua micellare, perlomeno per la mia pelle, sulla mia pelle è risultata molto delicata e un prodotto che sicuramente potrei acquistare, veramente. Sì, ottimo prodotto, ve l'ho detto, certificato ICEA, quindi anche un prodotto molto buono. Terminato un altro di questi bagnoschiuma della Luxury, eccolo qui. Questo è nella variante latte miele, sempre 750 ml di prodotto. Ragazzi, la profumazione di questo è qualcosa di spaziale. È un qualcosa, è un misto tra il paradiso, le Maldive, inteso come paradiso, non come profumazione marina. Il culetto dei pupetti appena lavato, ovviamente appena lavato, se lo sa che è buono il bagnoschiuma, e sa di miele, si sente il miele, ma non è un miele prepotente, e ottimo prodotto, è vero, ottimo prodotto, sì, per lavare le mani, ma neanche più di tanto, volevo dire ottimo prodotto a livello di profumazione, scusatemi, ma ho comunque una giornata sulle spalle, quindi ottimo prodotto come tutti gli altri a livello di profumazione, ma porca di quella paletta, sono aggressivi, non c'è niente da fare, sono aggressivi. E anche questo avevo iniziato ad utilizzarlo, perché io ho provato ad utilizzarli tutti all'inizio come bagno doccia, come bagno schiuma. Sono dovuta passare poi al sapone, ad utilizzarli per le mani, perché sono veramente, veramente aggressivi sulla mia pelle. Però le profumazioni di questa linea, di questi prodotti, sono veramente buone, 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 buone. Peccato, io ce l'ho messa tutta. La Vivianozza ha terminato questo deodorante della Nivea Protect and Care Quick Dry 0% alcol che non irrita, non irritating, qui dice. E buono, buono anche nella. Non sento quasi niente. Poi, tra l'altro, in questo periodo vado di gocce per il naso, che è una bellezza, per sturare perché altrimenti sarei in apnea. L'allergia quest'anno è veramente, veramente tremenda, cattiva, cattiva. Buono, le ha coperto le puzze. Lei ha un sudore che, se non trattato, è un pochino forte. Non di quelli che t'ammazzano, perché per fortuna non puzza ovviamente lavandosi, però ha una sudorazione abbastanza importante la Vivianozza, poi suda proprio molto di suo,
E quindi il deodorante è un banco di prova importante per lei, cioè se su di lei non funziona vuol dire che è blando e buono, buono, molto buono. Cioè no, volevo dire, se scusatemi, se un deodorante funziona su di lei significa che è buono, altrimenti no. Buono, anche qui quando dovesse ricapitare in offerta lo prenderò sicuramente. Terminato questo detergente intimo che, ahimè, devo assolutamente bocciare, anche se in realtà è bocciato da me, ma non dalla mia, dalla Colors Family, dalla Family Colors, Colors Family. E Celia o Celia, questo lo trovo da scusatemi, da Acquasapone. Sì, da Acquasapone, o forse anche da Risparmio Casa. Mi sa anche da Risparmio Casa. Vabbè, uno dei due o entrambi, detergente intimo attivo pH 3.5 con aloe e tea tree oil. Ho detto, vabbè, ogni tanto diamo una disinfettata alla sguaragnaus, un'igienizzata di quelle un po' più strong. Qua lo chiama Delicate Intimate, alla faccia del delicato, porca di quella paletta. E tra l'altro pure un bel boccionone da 500 ml, ragazzi, no, no, decisamente no per me. Mi provocava un prurito pazzesco, pazzesco, là, e l'odore è anche buono, la profumazione è gradevole. Dopo le prime 3-4 applicazioni, diciamo, i primi 4 utilizzi, che applicazioni utilizzi, l'ho dovuto assolutamente indirizzare alla mia family. E io ne ho dovuto iniziare a utilizzare un altro perché stavo impazzendo. Cioè, immaginate camminare per strada ed avere quel fastidioso prurito intimo, non è vero? Mentre camminate, punto. Ecco, vorrei non cadere nel trash. Mamma mia bella, no, assolutamente no. C'è da dire che tutto il resto della mia family lo ha gradito, nel senso che è andato bene per loro, quindi probabilmente. E non so, sarà la mia pelle che è particolarmente delicata, ma io che bello sto guardando adesso che non sono affatto centrata. Dopo un'ora di video quasi. Ragazzi, qua c'ho ancora una marea di prodotti, io quasi quasi stopperei. Ve le faccio vedere un altro, stoppo e poi ricomincio. Terminato un Venus, un altro detergente intimo, ultra delicato, estratto di malva decongestionante, protegge da uno sollievo e prolungato comfort, 200 ml di prodotto. Ragazzi, questi detergenti di Venus sono ottimi, ci piacciono tantissimo, sono molto delicati, hanno delle profumazioni molto gradevoli, pur essendo la malva, ma è quella la camomilla che puzza dei fiori di Camposanto. Invece questo devo dire che mi è piaciuto, buono, me l'avete già visto presentare altre volte e promosso. Che vi faccio vedere? Ho terminata una crema corpo di Dove Body Love Silky, quindi setosa, setosa. E che ci dice qua? Vedo una cippa live. Ah, eccolo qua, scusate, eccolo. Silky Body Love Pampering Body Cream for All Skin, per tutti i tipi di pelle, con ceramide, Destoring Serum, col siero Destoring, che cavolo ne so. Ragazzi, che buona! Mai vista in nessun altro, in nessun negozio italiano. Questa l'ho trovata da... Io non l'ho trovata, poi magari sarà rivenduta ovunque, tranne dove sono stata io. E questa l'ho presa da Action, ragazzi. Mamma mia, che buona la profumazione! Mi è piaciuta tantissimo. Vi faccio rivedere la confezione, così qualora voleste acquistarla, lo potete fare tranquillamente. Ottima, buona! Sono 300 ml di prodotto. Ragazzi, buona, mi è piaciuta tantissimo. Era proprio una sorta quasi di mousse pannosa e non lasciava scia, si assorbiva facilmente e devo dire che lasciava la pelle anche delicatamente profumata. Buona, questa mi è piaciuta proprio tanto, tanto, tanto. Terminato un Infasil Freschezza Dinamica. Deodorante per le ascelluzze, scusatemi, mi ero impallata. 150 ml di prodotto. Questo preso per il Riccardozzo.
Per il Ricardozzo molto buona la profumazione, gli Infasil costano una fucilata e trovato in offerta ho preso un qualcosa di diverso, devo dire si è trovato bene anche con questo. Ricardozzo ha il sudore che non puzza a differenza della sorellina e suda pochissimo, cioè suda molto ma non suda né sulle mani né sui piedi e neanche sotto le ascelle, dicendo suda in testa e in faccia. Ricardozzo, ottimo, si è trovato bene anche con questo, mi fido di lui. Poi Sunsilk, questo è un balsamo aloe vera, 0% siliconi, coloranti, oli minerali, 98% di ingredienti di origine naturale per tutti i capelli, 200 ml di prodotto. Questa versione, non so se sia una versione mignon o una full size, non ve lo saprei dire. Ma questa ci è stata regalata, questo balsamo mi è stato regalato da Acquestapone tempo fa, in realtà tre flaconi per una spesa abbastanza sostanziosa che avevo fatto, no, perché avevo acquistato degli shampoo di questa linea e c'era questa promo che mi sembra ad ogni shampoo acquistato ti regalavano il balsamo. E allora, la profumazione è buonissima, molto fresca, sa di tè. Anche se qui dice aloe vera, io ci sento un pochino il tè dentro. E Vivianozza mi ha detto: Mamma, buono, mi è piaciuto questo balsamo. E il problema è che 200 ml di balsamo normale, diciamo quindi non di maschera capelli, che è un po' più consistente e quindi ne va applicata di meno, alla Vivianozza dura una soffiata di naso. Ecco perché io non acquisto più i classici balsamo nelle classiche confezioni. Perché durano veramente pochissimo. Lei ha i capelli adesso lunghissimi, le arrivano fino alla vita e ne ha tanti, e quindi non vale la pena, insomma, spendere soldi. Però, dato in omaggio, devo dire che ci è piaciuto tantissimo. Le è piaciuto tantissimo. Così come le sono piaciuti tantissimo. Questi pads da mettere sotto agli occhi qui, under eye pads, refreshes and moisturizes under eye area, sotto l'area oculare, insomma, questi patch al cocombero, al cetriolo, che per la sua pelle sono eccezionali, se ne è follemente innamorata. Mi ha detto: Mamma, che cosa sono questi patch per gli occhi, riprendili assolutamente, sbrigati. Anche questi pagati una cavolata, non li ho più ritrovati. Purtroppo il problema di Action, come vi dicevo prima, è proprio questo. Ce n'erano quattro per quattro applicazioni e si è trovata benissimo. Mi piacerebbe anche fare a me ogni tanto queste cose, ma non ci arrivo. Quella acchiappa, anguatta tutto e io me la piglio in saccoccia. Ragazzi, qui ci sono ancora tanti, troppi prodotti. 57 minuti di video. Allora facciamo così: mi prendo al volo un bagno schiuma, dopodiché finiamo il video e poi mi giro anche la seconda parte. Terminato un amore, 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 amore. Tesori d'Oriente, doccia crema aromatica, shower cream, vaniglia e zenzero del Madagascar, 250 ml di prodotto, non coloranti sintetici, no oli minerali, no siliconi, scusatemi, ma sto senza occhiali. Questa è la profumazione appunto vaniglia e zenzero del Madagascar. Mamma mia, mamma mia, che cos'è? Di questa mi piace il profumo, mi piace questo, mi piace tutto. Non so se ci sia anche la crema per il corpo, ma la dovrei andare a vedere perché se tanto mi dà tanto. Ottimi, questi bagnoschiuma sono fantastici, hanno anche la ciappettina qua per poter essere attaccati in doccia, ma io mi trovo meglio ad appoggiarli sui ripiani che abbiamo montato all'interno del box doccia per poggiare tutti i vari saponi, bagnoschiuma e shampoo. E che vi devo dire, qualcos'altro? Direi proprio di no. Ottimo bagnoschiuma. E ragazzi, allora facciamo così: un'ora di video può anche bastare. Io stoppo, mi vado a rifocillare un attimo e poi mi accingo a girare la seconda parte di questo video.
Intanto vi saluto, ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero arrivati fino alla fine di questo lunghissimo video. Mi avevate un pochino rimproverata perché gli ultimi video erano stati un pochino corti. Ecco, oggi vi sto proprio accontentando e eventualmente ve lo vedete in più volte. Insomma, lo capisco, lo faccio anch'io quando i video sono molto lunghi. E che dire, io appunto ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero arrivati fino alla fine di questo video. Vi mando il mio bacio super stramega galattico. Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete. E che dire, mi raccomando, state bene, vogliatevi bene e vogliatevi bene. Non vi dico altro. Con il cuore in mano, con il cuore. No, meglio di no, meglio di no. Alla prossima, ciao.